a tutti, sono in compagnia di Talita Malagò di AESVI. Ciao Talita, raccontaci un po' come mai sostenete così fortemente questo evento all'Università degli Studi di Milano. I videogiochi non sono soltanto una passione per tanti ragazzi italiani, ma possono essere anche un lavoro da fare all'interno di un'azienda che già esiste, oppure anche un lavoro che può diventare un'impresa, quindi attraverso la creazione di un team che può realizzare dei videogiochi e metterlo sul mercato. In Italia non ci sono tantissimi corsi dedicati ai videogiochi, allo sviluppo di videogiochi, quelli che ci sono spesso sono dei corsi privati, quindi per noi era importante dare un segnale di supporto alla prima università statale pubblica che apre i suoi percorsi di studio al settore dello sviluppo dei videogiochi, perché questo è un segnale di cambiamento del sistema che inizia a credere nel fatto che in Italia ci possa essere un'industria dei videogiochi e possa dare lavoro a tanti giovani. Come hanno reagito i ragazzi a questa iniziativa? Credo che lo possiate vedere dalla partecipazione che c'è stata, è veramente stata una giornata emozionante vedere quante persone, anche con i genitori che sono venuti per avere informazioni sul corso e soprattutto anche su poi come si fa ad entrare nel mondo dei videogiochi dal punto di vista professionale. So che non vi occupate soltanto di università, quindi non solo di formazione, ma anche di divertimento e puro entertainment. Raccontaci anche di che cosa vi occupate. Noi siamo i promotori di Milan Games Week, che è una grande manifestazione dedicata ai consumatori. Si svolge a Milano alla fine di ottobre per un'intera settimana quest'anno. Milan Games Week è una grande festa che si rivolge a tutti, agli appassionati di videogiochi ma anche alle famiglie. In particolare per le famiglie quest'anno abbiamo pensato a diverse iniziative. Innanzitutto ci sarà Milan Games Week Junior, che sarà un'area interamente dedicata ai giochi per i bambini, quindi dove i bambini potranno giocare in assoluta sicurezza con dei giochi che sono adatti alla loro età. E avremo anche un'iniziativa molto interessante in collaborazione con Coder Dojo. Organizzeremo la domenica mattina una giornata dove i bambini accompagnati dai loro genitori, bambini e ragazzi accompagnati dai loro genitori, potranno imparare a programmare un videogioco, quindi li faremo passare dalla parte dei consumatori alla parte degli sviluppatori di videogiochi. L'appuntamento è per l'ultima settimana di ottobre a Milano, ci sarà la possibilità di visitare gli stand e quindi di provare tante anteprime di videogiochi, partecipare a tornei, eventi, e quest'anno avremo anche un'area interamente dedicata al cinema, quindi con proiezioni dedicate al rapporto tra cinema e videogiochi. So che non è solo all'interno della fiera, ma coinvolge anche la città, corretto? Assolutamente, quest'anno oltre all'esposizione in fiera Milano City, Games Week invade tutta la città con il fuori Milan Games Week, dove in diversi luoghi di tutta la città si potrà partecipare a degli eventi a tema videogiochi. Delle location sarà l'Università degli Studi di Milano, con cui abbiamo stipulato una partnership a 360 gradi. Quindi ne vedremo delle belle, insomma. Assolutamente, non mancate perché è un appuntamento da non perdere. Grazie mille Talita, alla prossima. Ciao.